È la notte del 21 agosto 1968, quando la Beretta calibro 22 Long Rifle del cosiddetto mostro di Firenze spara per la prima volta a Signa, uccidendo Barbara e Antonio, una coppia di amanti mentre fanno l'amore in auto. Sul sedile posteriore della Giulietta Alfa Romeo bianca, addormentato, c'è Natalino, il figlio di 6 anni della donna che viene risparmiato. È il primo delitto di una lunga scia di sangue. Il 14 settembre del 1974 toccherà a questa coppia di fidanzati, Stefania e Pasquale. L'assassino infierirà su di lei anche con 97 coltellate. Nel 1981 la morte arriverà per altre 2 coppie di fidanzati, Carmela e Giovanni e Stefano e Susanna, che dovevano sposarsi di lì a pochi mesi. Tutti e 4 vengono massacrati a colpi di pistola e coltello. A entrambe le donne viene asportato il pube. Ma è solo nel giugno del 1982, dopo l'omicidio di un'altra coppia, quella formata da 2 fidanzati storici, Antonella e Paolo, che per la prima volta in Italia si parla di un possibile serial killer. È un brigadiere dei carabinieri a rendersi conto che la pistola usata in questo duplice omicidio è la stessa che ha sparato ai 2 amanti di Signa. Un delitto per cui è in carcere il marito di lei, Stefano Mele. Gli inquirenti arrestano anche un presunto complice dell'uomo, Francesco Vinci, ma il mostro continua a colpire e scagiona entrambi. È il 9 settembre del 1983, infatti, quando il serial killer, ingannato dai capelli lunghi, uccide una coppia di ragazzi tedeschi. L'anno successivo toccherà a 2 fidanzati italiani, Claudio e Pia. A lei, oltre che il pube, l'assassino taglierà anche il seno sinistro. Così come a Nadine, la turista francese assassinata l'8 settembre del 1985 con il compagno Jean-Michel nei boschi di San Casciano Val di Pesa. L'assassino lancia la sua sfida, spedendo un lembo di pelle della vittima al sostituto procuratore Silvia Della Monica, l'unica donna coinvolta nelle indagini. È allora che gli inquirenti tentano una mossa disperata. È la prima volta che, fra l'altro, la squadra antimostro, la SAM della Questura di Firenze, su ordine dell'allora procuratore Pierluigi Vigna, mise una taglia sul mostro, 500 milioni a chi forniva indicazioni su questa mano assassina. Ma è esaminando vecchi fascicoli di pregiudicati per reati violenti che si trova una pista. La pista porta a Pietro Pacciani, detto il Vampa, che nel 1952 era stato condannato per l'omicidio di un rivale in amore. Era uscito di cella nel 67 e ci era rientrato 20 anni dopo per violenza sulle figlie. Pacciani era quindi libero tra il 1968 e il 1985, negli anni in cui il mostro colpiva. Nell'aprile del 1992 la sua casa viene perquisita. Nell'orto viene trovato un proiettile della stessa marca e modello di quelli usati nei delitti. Nell'appartamento un blocco da disegno identico a quello usato dalle vittime tedesche. Il 26 gennaio 1993 Pacciani viene arrestato. Un anno dopo inizia il processo che si trasforma presto in un macabro show. Pacciani, è stata una lunga attesa questa mattina. Ma che vuoi fare? Ma che cosa vuoi venire a fare con questi? Cosa vuoi volere? In aula un testimone, Mario Vanni, ex postino di San Casciano, parla per la prima volta delle merende che faceva assieme a Pacciani e ad altri. Io e la gente non ho fatto nulla di male. Non hanno fatto nulla di male? No, nulla. Ma lei deve dire la verità. Dice, ti ricordi quando si andava a fare... Ma cosa vi importa? Il 1 novembre 1994 il Vampa viene riconosciuto colpevole e condannato a 14 ergastoli per 14 dei 16 delitti del mostro. Ma le sorprese sono dietro l'angolo. Pacciani viene assolto in appello. Poi un altro testimone, Giancarlo Lotti, confessa: sono stato io a uccidere, con Vanni e Pacciani. Siamo noi i compagni di merende.
Nel 1996 la Corte di Cassazione ordina di rifare il processo a Pacciani, che però muore l'anno successivo. Un mese dopo, Vanni e Lotti vengono condannati per i delitti in concorso con il Vampa. Ma i dubbi restano. Qualcuno ha forse commissionato i delitti per entrare in possesso dei macabri feticci delle vittime? Oggi, a 50 anni dal primo omicidio, l'inchiesta è stata riaperta. La Procura di Firenze spera di trovare risposte dalle nuove perizie sui DNA. E indaga su due ultra-ottantenni, un medico e un ex legionario, che ha ammesso di aver conosciuto Pacciani, ma nega di essere coinvolto nei delitti. Conosci Pacciani, poco fa che fare, una volta gli ho tirato la bastonata perché gli aveva rubato il lavoro ai miei babbo. Con la vicenda del mostro lei cosa c'entra? Io non c'entrerei nulla, ma mi ci fanno entrare.